Per creare valore economico, ma soprattutto sociale, è necessario ispirare le attività d'impresa a comportamenti etici e responsabili. Di questo e di molto altro si è discusso nel corso del dibattito organizzato da Confindustria Benevento e Fondazione Angelo Affinita, un incontro che si è tenuto presso il complesso San Vittorino, dal titolo «Quando l'impresa è etica, ricadute economiche e sociali». Liverini, Affinita e Marzotto hanno raccontato le loro esperienze. Quanto in questi anni la sua azienda ha fatto, insomma, per risollevare le sorti anche di parecchi, insomma, giovani che sono alla ricerca di lavoro e di persone in difficoltà? Vabbè, come azienda in realtà diciamo che abbiamo assunto tante persone negli ultimi anni, legato anche alla crescita che abbiamo avuto. E diciamo l'attenzione particolare di Sapa è dare una possibilità alle persone che vengono assunte di crescere all'interno del gruppo. Noi un anno fa abbiamo costituito un'accademia interna, quindi una Sapa Academy, proprio perché vogliamo mettere in condizioni i nostri collaboratori di poter crescere in modo costruttivo e robusto. Visto che all'esterno abbiamo visto che è difficile trovare comunque delle persone già preparate, ci siamo decisi, anche per dare più dignità alle persone che lavorano con noi, che un domani, casomai Sapa dovesse poi decidere di prendere altre strade, loro comunque, essendo formate, hanno anche più valore sul mercato. Anche formazione, e tanta formazione, anche perché si sa che ultimamente, insomma, gli artigiani anche ce ne sono poco e pochissimi anche, insomma, operai specializzati. Sì, certo. Noi abbiamo avuto un sacco di problemi a reperire personale adeguato. Per fortuna abbiamo assunto negli ultimi anni quello che noi in modo scherzoso, simpatico, chiamiamo i cavalli di ritorno, cioè una serie di manager, una serie di ingegneri o commercialisti che si sono laureati a Napoli e poi per trovare fortuna si sono spostati all'estero o nel nord Italia. Quando poi Sapa ha raggiunto una dimensione, diciamo, sufficiente per poterli richiamare, noi con tanto entusiasmo li abbiamo richiamati e abbiamo visto che loro con altrettanto entusiasmo hanno accettato, perché avevano casa comunque qui in zona, avevano la famiglia ancora qui, e quindi sono stati molto, molto contenti di continuare comunque il loro percorso di crescita, ma in un'azienda del territorio. Quindi un'inversione di tendenza. Sì, che purtroppo è soltanto una vostra bianca, sarebbe bello vedere che questa cosa diventasse un po' più a macchia di leopardo. E quali sono invece i progetti futuri in tal senso? Sì, l'obiettivo è quello di continuare di robustire, diciamo, la funzione dell'accademia interna per cercare di diventare autonomi e autosufficienti, cioè di iniziare a crescere delle persone oggi per avere domani dei futuri manager o dei direttori di stabilimento, perché l'unico modo e l'unica possibilità che noi come Sapa abbiamo per rafforzare e robustire la nostra crescita e dare anche ai nostri dipendenti una dignità ancora più forte. Un imprenditore lungimirante, però sicuramente c'è anche tanta passione, no, dietro a questi progetti. Sì, sicuramente. Io e la mia famiglia tutti i giorni lavoriamo con tanta passione. Non sarebbe possibile, secondo me, portare avanti un progetto così complesso senza la passione. Per creare valore economico, ma soprattutto sociale, è necessario ispirare le attività d'impresa a comportamenti etici e responsabili. Di questo e di molto altro si è discusso nel corso del dibattito organizzato da Confindustria Benevento e Fondazione Angelo Affinita, un incontro che si è tenuto presso il complesso San Vittorino, dal titolo «Quando l'impresa è etica, ricadute economiche e sociali». Liverini, Affinita e Marzotto hanno raccontato le loro esperienze. Io credo che innanzitutto penso di poter affermare, al netto di tutte le considerazioni di carattere, diciamo, emotivo, eventualmente anche di carattere così, diciamo, di sentire interiore, l'etica, l'applicazione dell'etica al lavoro conviene. Conviene, crea valore, diciamo, crea emulazione, quindi crea un esempio positivo. Io penso sempre che quando si fanno le cose nel modo migliore possibile, poi si può anche rischiare di essere copiati e quindi di creare valore. Io personalmente ho avuto un esempio familiare straordinario, diciamo, storicamente anche dei quadrisavoli, ma in particolare di mio nonno Gaetano, che è stato un grande costruttore, ricostruttore del secondo dopoguerra. Aveva deciso di muovere la propria azione attraverso il concetto dell'uomo al centro, e sull'uomo al centro, quindi con questa semplice considerazione che una società che si stesse elevando sarebbe stata o sarebbe una società che diciamo poi tende a stare meglio e che tende, si rasserena, e rasserenandosi è meno propensa a degli squilibri, diciamo, sarebbe stato un valore per tutti. Ecco, questa semplice considerazione alla fine può muovere
l'azione di un uomo e poi di un paese, di una società, poi di un paese e poi di un gruppo di paesi. E questo a me è piaciuto e ne ho, l'ho fatto mio, e fin tanto che ho lavorato nelle aziende di famiglia ho sempre cercato di applicarlo, e ritengo che poi ci siano degli altri motivi o si possano anche aggregare degli altri motivi, ma la creazione di valore attraverso delle pratiche sane in cui non devi essere predatore e non devi essere, non devi considerare il prossimo come un uno strumento, ma invece un fine eventualmente. Banalmente San Matteo dice: tratta quello che hai di fronte a te come vorresti essere trattato. Sembra una banalità, però lì ci puoi costruire tutta la vita. Poi dopo ci sono i cretini e dopo ci sono i cialtroni e dopo il discernimento è complesso, però in linea di principio due, tre buone, sane regole base possono fare una enorme creazione di valore. Aggiungo che poi oggi c'è anche una regola, diciamo, mondiale, in particolare italiana, sulla CSR o sulla responsabilità sociale d'impresa. Questa regola, diciamo, si sta normando, in queste norme ci sono anche dei vantaggi nella CSR, e quindi tanto vale approfittarne, insomma, cioè farla diventare, anche con un po' di, diciamo, opportunismo, farla diventare una buona pratica perché conviene. Le imprese di grandi dimensioni, si tratta di capirci, perché le imprese di grandi dimensioni realmente non ce ne sono tante in tutta Italia, non soltanto nel Beneventano o nel Sannio. Poi potremmo capire, io quello che non posso permettermi di suggerire, ma su cui inviterei una riflessione, è che ai giovani si insegna troppo poco una serie di punti d'arrivo che spesso sono inavvicinabili o non tanto reali. Invece l'Italia produce da millenni un artigianato, intendo dire mani, cuore, cervello, un artigianato straordinario che ha degli sbocchi lavorativi importanti, che ha dei valori aggiunti importanti, dove piccolo è bello o comunque piccolo è sufficiente ed è enormemente dignitoso. E invece noi pare che anche proprio come costruzione del, diciamo, del cammino, della traccia per i giovani, pare che ce ne stiamo dimenticando. Quindi prima riflessione, il mondo del territorio, quindi semplicemente, diciamo, la nostra terra e il rispetto verso la nostra terra e quindi i prodotti della terra, dal punto di vista dell'artigianato, hanno una cultura enorme, hanno un potenziale enorme probabilmente in tutto il mondo. Per portarli in tutto il mondo lo strumento digitale, però non lo devo dire io, sembra quasi una banalità, lo strumento digitale è oggi l'autostrada per andare nel mondo, anche da piccolissima impresa, magari profittevole, quindi con un potenziale elevato. E quindi sì, insomma, questa industria 4.0 di cui si parla tanto, i nostri governanti sono buoni a parlarne, non sono tanto buoni a... Però io dico anche che non deve diventare un alibi, no? L'immondizia non trattata non deve diventare un alibi. Inizia a trattarla tu nel modo corretto, inizia a porti verso l'immondizia, perché sennò c'è sempre l'alibi che c'è il buco sulla strada e, oppure è sporco e è colpa di qualcun altro. No, se è sporco è colpa nostra che sporchiamo, non è colpa di qualcun altro. Ecco, su queste non mi permetto di dire brevi... così concetti, farei attenzione, questa è un'attenzione che farei dal confine nord d'Italia fino al mare Mediterraneo, al canale di Sicilia, cioè lo dico genericamente, perché l'Italia è fatta come sempre di chiari e di scuri ed è fatta nella sua straordinarietà, è fatta di contrasti a macchia di leopardo, cioè ci sono magicamente delle aree che sono province, che sono territori magnificamente mantenuti e poi che confinano con territori che sembrano strappati, sembrano di un paese del sud del mondo, diciamo, sto cercando di trattenermi, e questo non è giustificabile, non è colpa di qualcuno, è colpa della collettività fino a prova contraria, e la cultura è quella, bisognerebbe rilasciare un po', nel pulito si vive meglio, è corretto, in casa nostra è pulito, no? Si vive meglio, lo si potrà raccontare a sti giovani con un esempio. Ecco, questo è, rifletterei su questo senza andare tanto lontano. Cioè questo è un paese curioso, è una nazione che invece di occuparsi del problema oggi tende a colpire, diciamo, retroattivamente. Allora, diciamo che io non lo so se era la tecnologia, le pratiche, la cultura. La cultura di allora ha fatto
diciamo, sull'altare dello sviluppo economico e sull'altare del lavoro per tutti, sull'altare della tecnologia, ha fatto degli sversamenti, ha fatto degli impatti ambientali devastanti, eccetera. Non deve farli più, perché se tu inizi adesso a colpire quelli che li hanno fatti, quando non, è come dare la multa a qualcuno perché andava 5 anni fa, andava sopra le norme di oggi, cioè non puoi dargli la multa adesso, gli devi dare la multa se fa 140 oggi, non se li faceva 5 anni fa. Allora, questo per dire che se continuiamo a fare l'attacco del pregresso non si riesce mai ad andare avanti. Che poi l'ILVA, di cui io sono niente per parlare dell'ILVA, che è un dramma sociale, economico e anche, se permettete, anche di bandiera, perché il più grande stabilimento siderurgico d'Europa ridotto così, dispiace, ma se poi l'ILVA oggi diventa il terreno per la politica scarsa di dimostrare che è ancora più scarsa, i competenti che scappano via perché i competenti non riescono a parlare con i non competenti, tutto sto ribalzo politico che è sempre colpa di qualcuno del passato, facciamo fatica ad andare avanti. Quindi non le so dire come si fa, però deve diventare un tema nazionale, non può diventare un tema nazionale di 4 leader politici, deve essere un tema che sentiamo ognuno di noi. Però la stessa regola va applicata a tutte le altre industrie che nel passato, per motivi vari, chi tingeva, chi finiva, cioè nelle industrie in cui c'è stato un impatto ambientale, non si può colpevolizzare il passato. Bisogna porre la regola chiara e certa oggi e poi cercare di fare le bonifiche. Ma se tu inizi a colpevolizzare, vorrei capire, uno che viene bastonato rispetto al passato, come fa a fare l'investimento sul futuro? Lo dico proprio così, proprio basico. Non è che c'è sempre il piano B o il piano C, La questione delle tutele era molto chiara. Qui noi ragioniamo sempre per slogan. Per 3 giorni sentiamo gli slogan di una parte, per 3 giorni gli slogan dall'altra parte, per 3 giorni gli slogan degli altri, i vari ben pensanti. E non combiniamo niente. Quello che a me colpisce un po' è che non si riesce mai ad avere la visione a 15 anni, cioè 15 anni dovrebbe essere metà di una generazione, 30 anni dovrebbe essere una generazione. Ormai qui non si riesce a fare un ragionamento a 1 anno e mezzo perché c'è sempre la paura che caschi il governo e che ce ne sia un altro. Però politico, nel momento in cui si prende questa responsabilità, decide di fare questo mestiere, deve essere competente, deve studiare, deve rispondere, deve ascoltare, deve avere pazienza, è una missione. Cavolo, non è un prendo tutto io e poi divento come un tacchino perché qualcuno mi ascolta. Sono qua e sono felice di essere qua. Le cose che sto dicendo, tra 15 giorni qualcuno me le fa pagare, perché dirà: ah, ma quello fa lo spocchioso perché tanto lui qua e là mi tirano le orecchie lunghe come un... Ma non lo farò mai. Ma sa perché? Perché la politica allontana quelli che credono di farne un servizio civile e avvicina quelli che credono che di farne un servizio per se stessi. Quindi a me non piace, non mi piace più. Quando l'impresa è etica, le ricadute quindi quali sono? Sì, è stato, a conclusione del convegno, devo dire, è stata una bellissima giornata intensa, dove oggi pomeriggio, proprio nella seduta pubblica, Matteo Marzotti e Don Alex Gatti hanno dato testimonianza delle loro esperienze e hanno contribuito insieme a me e ad Antonio Affinita a dire ancora di più che quando un'impresa è etica vale di più. Lo vale veramente dal punto di vista economico, di impatto ambientale, di impatto sociale. Ci sono tutti i vantaggi perché un imprenditore, una governance sposi questo filone. Essere etici significa essere in linea con quelli che sono i dettati della dichiarazione di intenti di questo incontro di CEO maggiore delle aziende mondiali che si è tenuto ad agosto negli Stati Uniti, dove stesso loro hanno detto che oltre al profitto e quindi alla ricompensa degli azionisti, assolutamente bisogna riconsiderare l'aspetto dell'utilità sociale, quindi una maggiore distribuzione di ricchezza tra i dipendenti sul territorio, una maggiore democrazia. Sembrerebbe un'antitesi tra i concetti del vero capitalismo rispetto ai concetti di un socialismo che negli anni passati ha sempre destato un allontanamento di questi due concetti. In questo momento la Banca Mondiale, l'OCSE, l'Ordine Nazionale del Notariato spinge su questi temi, cioè
cercare di fare uno statuto delle società dove è possibile condividere sia l'aspetto speculativo e quindi assolutamente di marginalizzazione, di incremento dell'utile, sia quello però di destinare una parte di quest'utile al territorio e alle persone vicine all'azienda. Sicuramente c'è un concetto di redistribuzione della ricchezza in modo diverso, più importante, di avvicinare un po' le classi sociali. In tutto questo credo che un'azienda etica può contribuire, a differenza che probabilmente di quello che non riesce a fare in questo momento il mondo politico.